Ogni anno scelgo un artista con cui passare il Natale e quest'anno Ecco. è Antonino. Buongiorno. Grazie, Natale. grazie Paola, grazie. I giorni, insomma, di Natale, perché io do ancora molta importanza a questi momenti e credo che poi quest'anno, insomma, col percorso che abbiamo alle spalle, Assolutamente, ce lo meritiamo assolutamente. proprio in tutti i modi. Sei d'accordo, Antonio? Sono assolutamente le parole giuste. Ed è proprio lo spirito che mi ha ispirato per la produzione di Christmas. Sono partito proprio da qui. Allora, intanto ti dico, lo dico a tutti quelli che stanno in questo momento frequentando le onde fanche e che stanno guardando questa intervista, che io poco prima di iniziare questa registrazione, perché lo diciamo, insomma, che siamo Certo. registrati, ti ho detto, ma questa voce su queste canzoni. Allora, intanto l'album si chiama Christmas, così diciamo le cose importanti. Giusto. E sembra davvero, insomma, sembrate separati alla nascita tu e queste L'ho canzoni. desiderato per così tanto tempo, è arrivato e sembra mio da chissà quanti anni. Hai ragione, io ho la stessa percezione. È nato proprio in maniera naturale, era già lì, sembrava mi stesse aspettando. Quest'estate, durante il primo lockdown, stavo scrivendo il disco di inediti, chiaramente grande concentrazione, sai, molto tempo per se stessi. Quest'anno abbiamo fatto i conti con noi stessi. A un certo punto, da Spotify, lascio andare la playlist in maniera casuale, mi parte Darlene Love con Christmas, Please Baby Come Home. 40 gradi fuori, tappato in casa, Paola, in un attimo è stato Natale, adesso. Vuoi il lockdown, vuoi la situazione particolare, vuoi la famiglia lontana, giorni pesanti, come ti dicevo, conti con se stessi. E questa cosa mi ha dato un sorriso, ho detto, sai cosa c'è? Che questo qui è l'anno giusto per fare qualcosa che sento veramente che voglio fare da un sacco di anni. E come tutte le epifanie, di solito portano bene, perché Ecco, tu senti, no? speriamo. No, infatti così forte, insomma, un'ispirazione. Allora, intanto due considerazioni. Gli italiani, a differenza degli artisti stranieri, che considerano quasi, come dire, un plus, no? Interpretare una canzone di Natale, non Sì. hanno questa tradizione. Forse sta cominciando ora questa Sì, tradizione. è vero, è vero. Soprattutto discograficamente parlando, hai assolutamente ragione. Molte volte una produzione natalizia, non viene vista, o comunque sia, cosa stai facendo? Sto facendo il mio primo album di Natale. Ok, e il tuo disco quando esce? Cioè, non ti nascondo che mi è successo. Di parlare con colleghi. Ragazzi, il mio nuovo disco è veramente un progetto natalizio con tanto di orchestra italiana in un momento in cui i musicisti sono rimasti fermi, i teatri sono rimasti chiusi, la gente non è più entrata nei teatri. Tutto a cavallo di un'estate tra permessi, sali, scendi. Non so se hai avuto modo anche di guardare il videoclip ufficiale di O Holy Night. Se vuoi te lo vado a snocciolare. È stata un'emozione incredibile. Io non vedevo un'orchestra e dei musicisti penso, da marzo. Averne 40, tutti distribuiti nelle logge con distanziamento sociale, il teatro vuoto, le poltrone vuote. Ho i brividi, non sto Ah, scherzando, guarda, qua si vede la pelle d'oca, si si vede vede. la pelle d'oca. È stato un momento toccante che volevo fotografare. Questo è un anno che deve passare. È una fotografia che dobbiamo ricordare bene perché secondo me pensiamo tanto in avanti, programmiamo, facciamo cose e quest'anno invece è la dimostrazione che invece ragazzi, adesso è qui è la parola chiave, godiamoci quello che abbiamo in questo momento. Come dicevano i latini, hic et nunc. E poi Antonino, oltre a fare progetti troppo a lungo termine, secondo me noi abbiamo anche dato per scontato molti privilegi che Moltissime cose. no? Sì, erano quasi diventate delle banalità, le stesse banalità che in questo momento ci mancano come l'aria. Il semplice caffè di mamma che ti fa la mattina, sei fortunato perché lo puoi prendere quel caffè, adesso non c'è più. Probabilmente anche questo è il senso di Christmas, l'abbraccio che ci mancherà sotto Natale, perché per esempio io non credo di riuscire a vedere la mia famiglia quest'anno, perché tra promozione, video, interviste, Don tampone prima,
Tampone dopo, siamo a 2 mesi, speriamo tutti da un vaccino che funzionerà e tutti lo stiamo sperando. Questo è il momento di stare veramente, veramente accorti, veramente attenti. Tu hai una voce, Antonino, assolutamente unica nel panorama italiano, questo va detto, perché attraversa il blues, ha qualcosa anche, no, che richiama l'hip hop, ha sicuramente anche familiarità con il pop, perché a volte essere versatili, insomma, rappresenta quasi un problema, no? Soprattutto forse qui in Italia. E quindi mi sento di dire che con queste interpretazioni tu abbia proprio messo a fuoco questa voce, forse perché la canzone di Natale uno stile non lo richiede. No, richiede una personalità vocale e soprattutto una propensione a dare del bene. E questo è il messaggio che deve arrivare tramite i testi di All I Want For Christmas, piuttosto che There Is No. Non basta il vocione, non serve neanche alle volte, perché ci sono interpretazioni anche di questi brani veramente delicatissime e super efficaci, super efficaci. Bisogna avere cuore. Christmas è un piccolo regalo, alla fine sono 7 pezzi, usciti solo in digitale, proprio perché la musica forse è l'ultima cosa che ci rimane, che non si può fermare, e quindi spero che arrivi direttamente così. Una delle canzoni che fa parte di questa mini raccolta è Have Yourself a Little Have Yourself a Merry Little Christmas. Merry Christmas. Oh, l'abbiamo detto, sì. Bene. Che è una canzone che amo, e hai ragione, non serve il vocione. Tra le tante versioni fatte, io me ne ricordo una di James Taylor che veramente spezza il cuore, no? Perché sì, è delicatissima, è accennata. In questa tua, anzi scusa, in questa vostra versione c'è davvero un'energia pazzesca, C'è è nata amica cara. La mia cara amica Emma. Noi ci confrontiamo molto, io lo dico sempre, prima di essere due artisti che si stimano, lei ha scritto per me, io ho scritto per lei, siamo due persone che si sono trovate, e questo è un grande regalo, soprattutto poi nel campo artistico. La condivisione è ciò che ci vorrebbe, io spero che ce ne sia sempre di più. E, ho fatto ascoltare ad Emma quest'estate, ho detto io sto lavorando su questo progetto, ma tu che cosa ne pensi? Passa qualche giorno, mi arriva una telefonata, mi fa: Anto, questo è un anno veramente particolare, ci meritiamo un regalo, ce lo meritiamo noi, se lo meritano gli italiani, facciamo che per quest'anno sotto l'albero ci stiamo tutte e due, così ci facciamo questo regalo e lo facciamo a tutti i nostri follower, i nostri fan, a tutti gli italiani. E quindi è bellissimo, perché in questa canzone c'è la personalità di Antonino, c'è assolutamente anche la personalità di Emma, però assolutamente un classico che attraversa, insomma, che accarezza il cuore e che mai come quest'anno ci invita a, come dire, stare anche con noi stessi, no? Assolutamente sì. Ecco, il Natale. Saper passare bene il Natale, un momento così caldo, così. Siamo italiani, siamo sempre stati abituati a dagli abbracci, a toccarci, no? Siamo molto fisici. Quest'anno probabilmente, visto che ci viene richiesto quest'altro sacrificio, molte persone saranno sole, e la musica non ti fa star solo. È molto semplice, e questo è il succo. Sì, hai ragione, è una compagnia, è un supporto. E Antonino, per te, visto che è anche un lavoro... Ovvio. Cosa, certo. Adesso voglio dire, questo è sicuro, è a tutti gli effetti un nuovo disco. Sì. Posso chiederti se quello che sta succedendo è quello che ti aspettavi per te dalla musica, se hai visioni anche più grandi, più ampie, cosa ti aspetti? Paola, i sogni sono tanti. Io ho vinto amici, ormai sono 15 anni. Probabilmente provengo da un momento in cui, sai, non c'erano i social, è tutto diverso, è cambiato a cavallo della mia carriera, volendo. Io ho visto proprio il cambiamento pre-major e post-major. Ho ancora tanti sogni nel cassetto. È chiaro che Sanremo rimane una dei palchi che mi piacerebbe calcare, mi piacerebbe toccare con mano e con voce. Ho degli inediti che
per la prima volta sono scritti da me, ho scritto tantissimo in questo, durante questo lockdown, e quindi è tutto un lavoro in corsa. Vedremo cosa mi porterà. Di sicuro Christmas è come dire, è un progetto che accarezza una parte della mia personalità vocale, artistica. È un qualcosa che puoi dire di aver fatto e spero di averlo fatto bene, ecco. Assolutamente, se no non saremmo qui a parlarne proprio bomba, in un periodo bomba, così, in un periodo così importante. Quindi io direi intanto grazie. Grazie a te. E un auguri, buon Natale e buon chiaramente tutto. Auguri, un grande Natale, bello caldo, come ce lo meritiamo. Davvero, e soprattutto un abbraccio a quel tuo meraviglioso alberello, perché dimostra che lui anche... è Ulisse, ecco, lui ha un... Sì, sì, ha un nome. Lui è sopravvissuto a tutto il lockdown da solo, senza acqua, e quindi per quest'anno è il mio albero di Natale. Se lo merita, alla grande. È una dimostrazione davvero di sopravvivenza. Assolutamente sì. Grazie Antonino, un abbraccio. Grazie a te Paola, grazie, ciao.